Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio della serie più povera di YouTube. Abbiamo già visto il mazzo nell'analisi, quindi andiamo subito al primo match. L'ho giocato molto poco, non sono del tutto convinto di quello che farò, ma non volevo aspettare ancora per registrare, quindi vediamo come va, vediamo come va. L'avversario decide se cominciare o meno. Vediamo un attimino. Allora, sistemiamo il bordo. Ok. E ok. E io direi che questa mano è tenibilissima. Facciamo keep. Vediamo un po' contro chi siamo. Vedo montagna, vedo monorosso goblin. Vedo monorosso goblin. Noi abbiamo un paio di cosette da fare. Prossimo turno. Per stavolta forse lasciamo passare. O forse no. Facciamo così. Ah, crescita mutagenica è un'aggiunta molto carina, che io non avevo assolutamente notato nelle liste ultimamente. Noi facciamo tante belle cose. Tante belle cose. Facciamo così e passiamo. Vediamo cosa ha in serbo per noi il nostro avversario. Anche lui, Burning Tree Emissary. Questi due danni li lasciamo passare tranquillamente. Ok. Facciamo un Rancor. Qui su. Attacchiamo. Potremmo anche attaccare così. Sì. Tanto una probabilmente lo bloccherà. No. Buon per noi. Tanto facciamo questo. E possiamo anche passare. Facciamo così. E passiamo. Ok. Penso che l'avversario pieghi tutto, esattamente. Lo facciamo così. Usiamo Eldrazi per bloccare? No, non lo usiamo per bloccare. Potremmo anche fare così. Tanto il resto dovrebbe essere a nostro favore. E infatti qui abbiamo una cosa molto carina. Io direi di attaccare solo con... no, con entrambe. Facciamo 6 danni. Vediamo se l'avversario spara. L'avversario non spara, quindi io onestamente... facciamo così. Tanto non vinciamo lo stesso in questo turno. Non abbiamo l'ital. Facciamo così, così teniamo lo spawn per bloccare. E se l'avversario non ha spari, siamo ok. Abbiamo vinto il primo. Prima partita. Sicuramente mettiamo Gutshot. E sicuramente mettiamo Epic Confrontation. L'arciere non ci serve contro le volanti, tantomeno queste cose contro gli artefatti incantesimi. Quindi abbiamo 7 carte da saidare.
Sette carte da sai dare. Allora direi che piuttosto che Hunger, direi di mettere. Oddio, Hunger in realtà è un potenziamento permanente. Perdonate questi ragionamenti rozzi, però ripeto, è la prima volta che lo uso, quindi magari con sei date contro alcuni matchup sarò in difficoltà. Epic Confrontation io lo vorrei. C'è da dire, c'è da vedere contro cosa metterlo. Contro cosa metterlo? Io lo metterei al posto di Hunger per non togliere delle creature. Altrimenti potremmo togliere anche Vines of Westwood. Il Boa lo togliamo. Anche se può bloccare bene contro questo mazzo in realtà. Però preferisco mettere Gutshot. E che altro possiamo mettere? I Volt Skills li voglio perché contro questo mazzo stanno veramente forti. Forse toglierei doppia Elephant Guide visto che l'avversario ha comunque degli spari. A velocità instant e metterei Gutshot. Vediamo come va questa partita. In caso mi regolo di conseguenza. Ovviamente l'avversario comincerà per primo. Queste partite saranno molto veloci, a differenza di quelle con il mono nero. E io questa mano la terrei. Non abbiamo Gutshot, per cui possiamo passare in automatico. E direi che potremmo anche cominciare con il Blitzcrank. Abbiamo fretta noi? Non abbiamo fretta. Questo Sparksmith può essere molto fastidioso. Infatti lo eliminerei immediatamente. Anche perché già dal prossimo turno può fare male. Io questi lascerei passare per il semplice fatto che voglio fare Scargan potenziato. Infatti attacchiamo. Facciamo questo. E questo. Ok. Giustamente l'avversario ci attacca così, noi siamo felici, insomma, di bloccare. Penso sia Mutagenic Growth, ok. E abbiamo una win condition, ci serve però il potenziamento. Ci serve il potenziamento. Ora passiamo. Perché comunque la race la vince lui. Quindi sì, passiamo. Fra l'altro il Valley Dasher, io ero convinto fosse un goblin, invece è un umano. E finora lo Sparksmith non avrebbe fatto grandi cose, però ovviamente io mi aspetto che lui abbia dei goblin in mano. Eccone uno. Lui di nuovo piega tutto e noi blocchiamo. Dobbiamo pescare cose che non sono terre, sicuramente. Questo non aiuta. Tanto attacchiamo per un danno, però. Forse le guide degli elefanti le rimettiamo dentro perché comunque servono per bloccare. Mi sa proprio di sì. Ok,
questo è un problema perché siamo quasi morti. Noi siamo morti, siamo morti. Perché lui ci fa troppi danni. Allora, forse toglierei Vines of Vesuvius. Facciamo così. Via Vines. Dentro Hunger. E le guide le voglio. Cioè, ne voglio un'altra. E tolgo. Forse Hunger. Che la confrontation la voglio. Sì, facciamo 3-3. Cominciamo noi stavolta. Che brutta mano. Ok, questa può andare. E questo lo mettiamo sopra. Anche se vorremmo vedere una guida degli elefanti quanto prima. Ovviamente cominciamo con Sentinella. Io proverei ad attaccare. Questo punto facciamo così e così. Ma il fatto che l'avversario abbia saltato l'end drop è una cosa molto positiva per noi. Facciamo finta di avere un Vines of Vesuvius in mano, un potenziamento, perché comunque l'avversario si è sicuramente tenuto stappato per uno sparo da usare sul Bolt Scourge. Il Jackal non può attaccare da solo, quindi noi comunque attacchiamo. Questa. Penso che arriva uno sparo adesso, no? Ok. Un altro Jackal. E da soli posso, cioè da soli, insieme possono attaccare o bloccare. Questa non è una pescata, non è una delle migliori pescate. Allora io proverei a fare questo. Sul Pit Skulk per il semplice fatto che non voglio perdere un Bolt Scourge perché lui ha uno sparo che farà in risposta. E quindi attacchiamo e dobbiamo trovare roba buona. A questo punto, visto che l'avversario è tappato, andrebbe bene anche un Rancor. Questo è un abbordo impressionante. Siamo morti in 2 turni se non troviamo qualcosa. Questo non è che ci piaccia molto. Se l'avversario è un Bushwalker, noi siamo praticamente morti, però. Eccolo qua.
sono 18 danni. Siamo morti. Peccato. In realtà erano 3, 6, 9, 12, 15, 17 danni che comunque avremmo ammazzato il Bushwalker, saremmo arrivati a 2, quindi comunque saremmo morti. Perché anche se avessimo pescato la guida degli elefanti e avremmo lasciato lo skidge stappato per sbloccare, saremmo rimasti a 1. E lui avrebbe avuto 5 creature. Quindi sì, saremmo morti. Ci vediamo al prossimo match.